Ho confessato e sorretto l'anima dei soldati, ho spiegato loro che Dio consente il male in virtù del bene che produce, che Dio stava redimendo l'Argentina per mezzo del suo esercito, che dalle grandi crisi emergono sempre grandi uomini, che si ha diritto, anzi il dovere, di uccidere quando è in pericolo la propria vita, la propria famiglia, il proprio paese. Nel dovere, in questo dovere, sono compresi rapimenti e torture. È vero. Ci sono stati casi di tortura, diciamolo una volta per tutte, ma perché mai si dovrebbe qualificare come mostruoso il fatto di sottoporre un terrorista a un interrogatorio duro, il cui unico fine è proteggere degli innocenti? Magari grazie anche alle rivelazioni che l'interrogato farà sui suoi complici e sui suoi capi. Figliolo, a circostanze eccezionali, rimedi eccezionali. E le sparizioni? Cosa mi dice delle sparizioni?